Comunque bel 2 oggi. Potevi dirla qualcosa in più? Questa cosa delle vacche nere non è che l'abbia capita, però. Non sai un cazzo. È una metafora. Mai sentito parlare di Hegel? No. Hai visto? Parli troppo, te l'avevo detto. Ti do una mano. Dai, vai. Dai, mano. Ah, ma ti esce sangue. È grave. Lo senti? Ora sì. Vai, esagerato, uno schiaffetto. E ti do una mano io. No, dai. Muoviti. Ti tocco io, va? No, aspetta. Prendi qua. Ancora. Aspetta. Stai attento la prossima volta. Non stai più le parti. Senti, per culo, ma no. Per favore. Per favore. Dai. Ma non ti sei fatto niente. No, ci presento quello che... Serio? Dai, ti sto dando una mano, dai. Dai. Basta, stavo scherzando, non ti arrabbiare. Aspetta le stampelle. L'ho detto, siamo amici. Bene, signorina, complimenti. Grazie. Auguri, buon lavoro. Grazie. Reale? Buongiorno. Ma prima dove? Qui vicino. Devi smetterla di essere sempre così vaga. Non ti sei più fatta aiutare dalla tua migliore amica. Da quando? Da quando? Lo sai. No, non lo so. E comunque, non si sta parlando di me adesso. A me sembra di sì. Se ci pensi. Senti, non voglio pensarci. Sì, invece. Devi cominciare a uscire da te stessa. Lo faccio continuamente. Altrimenti non mi sarei accorta di questo. E ti aspetti allora? Vado alla polizia. Ragazze! Ma che polizia? È stato picchiato un ragazzo con le stampelle di fronte ai tuoi occhi. Come pensi di aiutarlo allora? Facebook. Santoro. Santoro? Santoro è in aula? Oh, Luca! Ciao! Thank you.
vergogni? Di cosa? Come di cosa? Adesso fai pure finta di niente. Ma Chiara, dimmi di che stai parlando e finiamola, dai. Cioè, io non ho parole. Che schifo, mamma mia, che schifo. Ah, pure. Ma che cazzo è tutti oggi? Allora ragazzi, vediamo chi interrogo oggi. Eccolo! Stefania, scusami, Crisafulli c'è? Eccomi! Il preside vuole vederti. Crisafulli, te la cavi sempre tu! Io, vabbè. Dai, muoviti. Scusa, Stefania, Ci fai anche tu qui? Manuel, guarda, io ho provato in tutti i modi. Ho cercato di spiegare la situazione, solo che non mi hanno creduto. Ma quale situazione? Che stai dicendo? Crisafulli, entra. Che ci fate voi qui? Accomodati. Crisafulli, questo video ti dice qualcosa? Non starete mica pensando... Che cosa dovremmo pensare, Manuel? È già la terza volta in due anni, Manuel. Signor Preside, io sono mortificata. Ma noi non sappiamo più quello che dobbiamo fare con questo ragazzo. E tu? Ma che cosa ti viene in testa? Di prendertela con Mirko, che è pure una gamba rotta! Stavamo solo scherzando! Stavate solo scherzando? Cioè, picchiare così un poveretto che non può neanche difendersi? Picchiare! È caduto da solo, per questo lo prendevo in giro. Ora neghi l'evidenza. Evidenza? Non è successo niente, lo volete capire sì o no? Pensare che quel povero ragazzo ha persino tentato di difenderti. E io non oso neanche immaginare che cosa tu gli abbia potuto dire per non farlo parlare. Questa situazione è assurda, non credete neanche a vostro figlio. Non c'è niente da credere, comunque abbiamo già deciso che cambierai scuola. Cambiare scuola? Sì, si è d'accordo anche il preside. Ma siete pazzi? Ehi! Manuel, esci, per cortesia. Devi andare! Contro me! Dai, per favore, basta, basta! Ma che cazzo fai? Sei scemo!
Posso almeno spiegare? Ma che altro vuoi spiegare, eh? Cosa? Non mi interessa cosa... No, non ci interessa quello che hai da dire. Hai detto già troppe, troppe cazzate finora. Antonio, ti prego. E tu, per favore, non ti pare che ti abbiamo già difeso abbastanza? Troppo, ti abbiamo difeso troppo. Abbiamo difeso una causa persa. Difesa di una causa persa. Non c'è altro da dire, questo abbiamo fatto, capito? Ehi, come stai? Bene, tranquilla. Ma io sono tranquilla. Solo che mi preoccupo per te. Senti, Mirko, secondo me dovresti denunciarlo. Denunciarlo? Non ho fatto niente. Ve l'ho detto mille volte. Ragazzi. Smettila di difenderlo. Tanto l'abbiamo visto tutti quello che ti ha fatto. Ah. Ora capisco. Che cosa? Niente. No. Ora me lo devi dire. Dico solo che... Senti, Mirko, siamo nel nuovo millennio. Non c'è bisogno di nascondere certe cose ormai. E poi a me puoi dirlo, dai. Ma dire cosa? Ragazzi, Scusi, professore. Laura. Sì, lo so, mi dispiace, prof. Ho avuto da fare. Addirittura? Cose importanti? Nulla di importante. Cos'è importante per te? Importante per me è tutto ciò che ha un valore. E cos'è che ha un valore? Professore, perché mi sta facendo tutte queste domande? Sembra un interrogatorio. No, non lo è. Voglio essere sincero con te. Perché hai caricato quel video? Ti sei divertita? Assolutamente no, prof. Certe cose non si cancellano, vero? Sai perché ti dico questo? Perché il tuo gesto non si cancella. Perché il tuo gesto non cancella quello che è successo. E soprattutto perché sporca per sempre l'immagine di quel ragazzo. Davanti agli occhi di tutti. Un po' come ha fatto lei con me. Non crede? E tu con me? Laura, è un mondo malato. Vuoi dare anche tu il tuo piccolo contributo di fango? Accomodati. Ma c'è una cosa che voglio chiederti, per l'ultima volta. Sei sicura, davvero sicura, che quello che hai visto e quello che hai creduto di vedere corrisponda alla realtà? Thank you.
tua vita. Sì, scherza poco. Me lo svia, signorita. Ti avevo detto. Cosa hai fatto in questo tempo? Ma già da 3 settimane, tra le file dell'esercito si vociferava la fine degli ostilità. Non sopporto i prepotenti e vedere un disabile picchiato in quel modo mi ha scosso profondamente. Immagino, deve essere un'esperienza veramente traumatizzante. Eh beh sì, anche perché ho temuto per le mie incolumità. Grazie Laura, adesso io vorrei passare la parola al professore emerito Antonino Morabito, che è esperto dei comportamenti adolescenziali proprio tipici di questa età. Grazie professore intanto per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Dove guardo? No, lei non si preoccupi perché ci pensano i nostri cameraman. Sì. Mi dica come commenta questo accaduto. È un brutto accaduto. Vede, il bullo è per definizione è un esibizionista sbruffone. Che assumendo quelle condotte tipiche del gradasso, ma sto guardando giusto? Sì, non ti preoccupi, vada avanti tranquillamente. Ecco, assumendo le condotte tipiche del gradasso, cerca di prevaricare sull'altro, gratificando un io ipertrofico. È vero che affonda le sue radici in un Edipo positivo. Ma hai visto che stanno dicendo in TV? Sì, ho visto. Ma che cazzo sta succedendo? Non ne ho idea. Da quando è uscito quel video sono impazziti tutti. Ma perché diavolo non dici la verità? Manuel, forse non hai capito che è quello che sto cercando di fare. Mi sembra che tutti gli sforzi siano inutili. Ormai la gente vede e crede soltanto a quello stupido video. Basta, non ce la faccio più, quel video mi sta rovinando, fai qualcosa! Ci sto provando in tutti i modi, non capisci? Non ce la faccio più. Allora cosa fa? Regredisce a quella fase sadico-anale. E poi questo che cazzo sta dicendo? Ma che cazzo ne so, sarà uno di quei soliti idioti che vanno in TV solo per sparare stronzate. E poi il pazzo sarei io. Non so cosa dirti. Manuel, le tue stesse cose stanno succedendo anche a me. Sta succedendo lo stesso anche a te. Mi dispiace. Certo, tu sei la vittima della situazione. Io sono il cattivo. Conosco benissimo la situazione. Ora vedo di sistemare le cose. Ciao. Episodi periferica. C'è un atteggiamento periferico. Mi ricorda la canzone a questo proposito del grande Lucio Dalla. A un certo punto, se non sbaglio, fa bullo di periferia. Lupo di periferia. Lupo, brava, lupo, il lupo che richiama immediatamente il branco all'interno del quale, ahimè, o in questo caso, il bullo si diverte a molestare l'altro. Perfetto, professore, lei è stato veramente chiaro ed esaustivo. Io la ringrazio per questo suo intervento perché ha... Sì, pronto. Sono Mirko Minutoli, il ragazzo del video del pestaggio. Sì, sì. Ecco, vorrei rilasciare un'intervista. Eccoci, ci siamo, pronte e puntuali come sempre. Buongiorno a tutti da Radio Street Messina 103.3 in FM. Buongiorno da Benedetta e Stefania. Ciao Stefania. Buongiorno a te Benedetta e buongiorno a tutti gli ascoltatori. E allora, siete pronti per trascorrere una piacevole mattinata in nostra compagnia? Benissimo, allora cominciamo subito. Ed iniziamo con un argomento piuttosto delicato. Oggi, cari ascoltatori, parleremo anche noi del video che praticamente sta facendo il giro del mondo su Facebook, YouTube, Twitter e chi più ne ha più ne metta, e che riguarda due ragazzi della nostra città.
Sto parlando proprio del video in cui un certo Manuel, Stefania, correggimi se sbaglio. No, no, esatto, Benedetta. Picchia un suo compagno disabile. Una notizia, l'ennesima notizia che ci lascia increduli e senza parole, che questa volta ci tocca un po' più da vicino. E tra l'altro ci fa pensare anche a questa ondata di violenza che ha investito i giovani e soprattutto si riversa sui più deboli. Ecco, infatti la domanda per voi, ascoltatori, la domanda di oggi è: perché i giovani di oggi riescono ad essere così violenti anche nei confronti dei disabili? Fateci sapere... Prego. Buongiorno signora, sono Sacca della Gazzetta. Sono venuto per intervistare suo figlio. Si accomodi. La stavamo aspettando. Come puoi immaginare, la tua richiesta di intervista ha fatto molto piacere alla redazione. Anche perché il tuo caso sta smuovendo un po' tutta l'Italia. Sì, infatti. Sappiamo anche che ci sono state delle polemiche su come sono andati realmente i fatti e quindi abbiamo approfittato della situazione per sapere dal diretto interessato la verità, quella vera. Esatto. Volevo appunto dire... Soltanto un attimo, prendiamo le cose per l'intervista e cominciamo. Certo. Mi scusi. Allora, prima di tutto mi piacerebbe conoscere il tuo rapporto con il ragazzo coinvolto. Manuel, giusto? Sì. Lo conoscevi prima dell'accaduto? Sì, sì, certo che lo conoscevo. È un mio amico, frequentiamo la stessa scuola. E prima del video del pestaggio ti aveva mai picchiato altre volte? Ma non mi ha picchiato, non mi ha picchiato, è un malinteso. Manuel con i suoi gesti a volte può essere frainteso. Diciamo, era tutto uno scherzo, era tutto per gioco. Sa, come facciamo tra noi ragazzi. Tutto è cominciato una settimana fa. Perché io e Manuel stavamo rientrando da scuola, eravamo diretti verso casa. E sono inciampato per sbaglio e Manuel, come suo solito fare, mi ha preso in giro, però possiamo dire che... Non era la prima volta che M aveva avuto atteggiamenti violenti su qualcuno meno forte di lui. Come? Ma di che parli? La mia vita dopo la violenza subita è cambiata radicalmente. Già convivere con il mio handicap motorio era molto difficile. Puoi dire che tutto questo... Handicap motorio. Farsi male durante una partita a calcetto me lo chiami handicap motorio con cui convive. Manuel, mi conosci? Non ho mai detto una cosa del genere. Ah sì? E dimmi esattamente cosa non hai detto. Qua leggo che mi definisci un ragazzo con un profondo disturbo che lo sfoga nella violenza. Te lo ripeto, non ho detto una sola parola di quello che c'è scritto. Mirko, smettila di prendermi in giro, la situazione ormai sta degenerando. Video in cui picchio disabili, trasmissioni televisive in cui mi etichettano come il marcio della società. E ora pure il giornale che mi definisce un mostro. Cosa devo fare per farmi credere da qualcuno? Neanche i miei genitori mi parlano più. E lo sai di chi è la colpa di tutto questo? Manuel. Tua, solamente tua! Te lo giuro, io ho detto solo la verità. Quel giornalista continuava a fare domande, insinuazioni, ha capovolto tutto quello che ho detto. No, Mirko, ormai la situazione deve finire. Ci vediamo all'ex fabbrica. Subito però!
Che c'è da guardare? Ciao. Come stai? Dobbiamo risolvere la situazione. Io ci sto provando in tutti i modi. Guarda che anche io sto passando un brutto periodo. Anche tu stai passando un brutto periodo? Pensi di essere l'unico coinvolto in questa storia? Hai idea a quante pressioni sono sottoposto ogni giorno? Io sono il cattivo della situazione e tu mi parli delle pressioni a cui devi sottostare ogni giorno. Nessuno mi volge più la parola, neanche i miei genitori. Nessuno mi crede, nessuno! Certo. Sanno come sei e quello che hai fatto in passato. Come, scusa? Tutti ti credono violento, Manuel. Perché in fondo lo sei davvero. Se tu mi avessi aiutato ad alzarmi quel giorno, probabilmente tutto questo non sarebbe mai successo. Nico, ma che cazzo stai dicendo? Ti hanno fatto il lavaggio del cervello! Ormai parli come loro! Sto solo dicendo che forse non hanno tutti i torti! Bastardo! Thank you.